Benvenuti in questo nuovo video svuota la spesa più regali che mi ha fatto mamma. Mi ha dato i soldi, sono andata a comprare alcune cose ad Emma e al piccolino. Vabbè, iniziamo da video spesa Pasqua. Iniziamo da un piccolo peccato di gola. E ho preso le focaccine così, ma un assaggino, niente di giusto? Senti, invece di guardare, io passo le cose e tu fai... Tu sistemi. Almeno mi vedo, diciamo, dalla TV. Poi ho preso l'Asiago perché avevo desiderio di Asiago, 2,40 €. Mandato un bacio alle mie cose. Hai mandato un bacio? Che mi vedono dentro. Vabbè. Poi abbiamo preso l'Activia Bifidus per... Ma ogni volta sembra che abbiamo problemi intestinali. Per la bambina, non è per noi. Vedete qualcosa di diverso? Perché sto registrando con un altro telefono. Il mio. Perché il mio si è rotto di nuovo. Ho preso la zucca da fare domani. E si hanno messi i bollini Pasqua, che carini. Delfino, mi piace troppo questo delfino. Poi, che poi tra l'altro è il simbolo della città di Taranto, non il delfino. Poi, i panini. Questi qui, 1,57 €, la madia pane di semola, fatto bene, no, nel frigo. Poi il provolone piccante, prego, un pacco di pannolini Pampers, i soliti, una confezione di acqua per Emma, la solita che uso io, della San Benedetto, una busta di latte avena, ora sì, allora siccome l'avete chiesto tante volte, ora sì, è la marca del latte, perché alcune persone non sanno che latte prendere, quindi vogliono qualche consiglio. Idea. Io invece bevo Zimil, allora ultimamente ho comprato lo Zimil Fibres, lasciamo perdere, a mia figlia non fa effetto però, zucchero, due pacchi, che ci serviva un altro di latte, prego, questi metti tutto a posto, oggi è un po' lento. Clementina da bere, l'ho presa l'altra volta, mi è piaciuta tanto, è un pochino meno gassata della Fanta, quindi ogni tanto, con questo ogni tanto. Poi una busta di grana padano senza lattosio. Ti puoi spiegare tu ogni tanto che frequenza, perché mi sembra molto frequente ogni tanto. Vabbè, in gravidanza tutto è possibile. Ma mo che finisce voglio vedere proprio che no, poi iniziamo la dieta. Cacio e ricotta misto, perché ho pensato di fare ziti con pomodorino e cacio e ricotta. Vabbè, non è proprio un piatto pesante. Andiamo poi in tutto questo utilizzo il sale iposodico perché devo diminuire. Che cosa? Solo col sale, che cosa? Per la pressione. Vicino alla focaccina poteva mai mancare una bella patata? E oggi proviamo 4 salti in padella Findus, patate saporite. Non lo so come sono, vediamo, testiamo. Poi ho preso una confezione di succhi di frutta alla pera, un pacco di pasta, queste qui le conchiglie. E sembra fa casino. Vabbè, un altro di zucchero. Allora, continuiamo, un pacco di macine per la colazione. Poi fatemi sapere la qualità di questo video, com'è secondo voi, meglio o peggio della mia? Il telefono è il mio, sicuramente è meglio. Poi ho preso una pasta sfoglia per la cena, prego, non so cosa ci metterò dentro, poi vediamo. Un po' di prosciuttini cotti per Emma, questi qua, non ho preso uno per noi per fare, vabbè. Poi ho preso sempre per Emma per la colazione queste qui a integrali con l'orzo, perché uno al mattino, diciamo, vabbè, ovviamente non do sempre la stessa cosa. Poi uno di pera, un succhetto alla pera, era rimasto solo uno, ne ho preso uno. Poi un altro pacco di paninetti piccoli per gli spuntini pomeridiani. E per finire ho preso uno dei vasetti, questi qui alle verdure miste. Adesso vi faccio vedere i regali. Allora, passiamo ai regali, che ovviamente ho scelto io, però... Prendo, perché era bellissimo. Ho buttato un urlo e ho staccato. Allora, dicevo, per Emma ho preso una tuta dei Minnie, guardate quanto è bella, maglia fucsia, con pantalone abbinato, una bella tuta. Deve essere molto calda perché è bella.
Però io la voglio prima provare perché non sapendo le taglie, purtroppo quando cambi negozio non sai mai le taglie. Poi a Brando ho preso questi calzini Principino, guardate quanto sono belli, vediamo se si vede. Così Principino, carinissimi. Poi ho preso questa tutina di Nazareno Gabrieli, guardate quanto è bella questa tutina. Guardate qui, tutta blu sotto, di cinghia e sopra con questa maglia tipo golf di cotone. Che cos'è? Cotone doppio questo. Molto bella. Poi Demo ho preso anche i calzini di Bing, questi qua. Questo è Bing, questa è Charlie. No, come si chiama la signorina? Boh, vabbè. Comunque, sono i personaggi di Bing. Ed infine ho preso al bambino i quadrati di Topolino. Che l'aveva visti mia mamma l'altra volta, ha detto valli a vedere tu se ti piacciono, sono molto molto carini e poi sono proprio belli, dai, mi piacciono, colorati, carini, non i soliti bianchi. Questi 7,90 euro, i calzini 5, questi qua, questi principino 3 euro. Se vi interessa il negozio dove sono andata, contattatemi e vi dico più o meno dove si trova. Questa qui era in offerta la tuta a 11 euro e qualcosa. Comunque, prezzi devo dire accessibili per tutti, quindi è un bellissimo negozio. E nulla, questo era tutto il mio video spesa e regalini che ho ricevuto, comprato. Insomma, mamma mi ha dato i soldi, ha detto vai tu e compra tu quello che vuoi. Insomma, però aveva troppe cose belle, quindi devo ritornare. Ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, like, commenti e continuate a seguirmi. Ciao.